Io ne approfitto per salutare il primo cittadino di Molfetta. Benvenuto, Sindaco Minervini. Abbiamo avuto modo di ringraziare le istituzioni che hanno voluto fortemente questo evento. Ne approfitto per ringraziare anche i partner privati grazie ai quali è possibile supportare un evento di questa portata. E poi, prima di cambiare completamente registro, Croce Rossa, Forze dell'Ordine, e service di Angelo Di Pierro, Marco Fumarola con la sua regia video, insomma tutta una squadra che lavora per far sì che questo evento vada avanti. Adesso cambiamo registro, vediamo un po' le luci se reggono, e dal mondo delle donne passiamo al mondo dello sport. Due eccellenze del nostro paese, la prima è Yuri Checchi, personaggio televisivo, dominatore della specialità degli anelli per tutti gli anni 90, dal 1989 al 1995, sotto la guida del suo allenatore Bruno Franceschetti, vince 6 titoli italiani consecutivi, i Giochi del Mediterraneo, le Universiadi, 4 titoli europei e 5 titoli mondiali. Tra le sue imprese più importanti ricordiamo la medaglia d'oro vinta alle Olimpiadi di Atlanta nel 96, 32 anni dopo la vittoria di Franco Merichelli nel corpo libero a Tokyo nel 1964. Insieme con lui un dialogo di sport con il presidente e amministratore delegato di sport e salute Vito Cozzoli, che con piacere abbiamo qui a Molfetta. È stato capo di gabinetto nel Ministero dello Sviluppo Economico nel corso di questi ultimi anni e attualmente, come dicevo, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute. Prima di mandare lo spot che contraddistingue l'ingresso dei nostri ospiti, vi ricordo che a moderare questo intervento un altro grande amico, il giornalista Salvatore Petraloro. Spot che può partire e ingresso dei nostri ospiti per questo secondo momento a Conversazioni dal Mare. Verso il podio, vola verso il podio Yuri Checchi, vola! Eccoli qui con il nostro applauso, Yuri Checchi, Vito Cozzoli. Dottor Cozzoli, la prima poltrona è per lei. Yuri, benvenuto al centro di questo palcoscenico. Salvatore Petraloro a moderare questo secondo incontro. Grazie. Buonasera a tutti. Io mi accomodo, nel frattempo. Buonasera al presidente Cozzoli, buonasera a Yuri Checchi. Buonasera a tutti. Grazie a chi è ovviamente in platea per ascoltarci. La scheda di presentazione, insomma, l'avete seguita dal video, l'avete ascoltata, e in altri tempi, quelli non di emergenza pandemica, noi avremmo celebrato, lo faremo e celebreremo un atleta e un campione come Yuri Checchi, però la stringente attualità, visto che nella scheda di presentazione si ricordava del titolo olimpico di Tokyo di Merichelli del 64, quella delle Olimpiadi di Tokyo che dovrebbero cominciare, anzi cominceranno il 23 luglio. Il problema è che saranno le prime Olimpiadi della storia senza pubblico. Evidentemente ho avuto il lapsus sul dovrebbero, perché insomma lo stato d'emergenza è stato prorogato a Tokyo e in altri distretti del Giappone. Allora, la stessa domanda la rivolgo al presidente Cozzoli e a Yuri Checchi. Che Olimpiade è una manifestazione attesa 4 anni, in questo caso 5, perché l'Olimpiade doveva essere celebrata lo scorso anno, attesa così tanto dagli atleti che in quell'evento vivono la summa della preparazione di tutto quel periodo, ma che Olimpiade è un'Olimpiade senza pubblico? Ma buonasera innanzitutto, io sono molto lieto di essere qui con voi, da molfettese nel cuore. Sapete che la mia famiglia è di questa città, sono contento di essere qui con i miei figli, la mia famiglia, di vedere tanti amici, tante persone care. Vedo il balcone di casa dei miei nonni e quindi sono sicuramente molto lieto di essere qui con voi.
e di essere con Yuri che ci ha dato l'onore di venire qui a Molfetta in un weekend d'estate, poteva andare al mare, invece ha scelto di essere qui con noi e dobbiamo essergli grati per questo onore. Le Olimpiadi sono un'occasione sportiva straordinaria, ce lo racconterà Yuri, però saranno queste delle Olimpiadi molto particolari. Io stamattina ho fatto una call con il nostro capo del marketing che ha organizzato Casa Italia a Tokyo. Io ricordo quando sono andato a Londra per le Olimpiadi di qualche anno fa, è stata l'esperienza sportiva più bella che abbia mai vissuto. È chiaro che queste sono Olimpiadi diverse, senza pubblico, però vi posso assicurare che gli atleti sono super emozionati, super motivati, anche perché vengono da un anno e mezzo di competizioni senza pubblico. E l'altro giorno eravamo col ministro della difesa, col sottosegretario Vezzali, a salutare gli atleti militari, che sono tanti, un terzo, che fa parte della delegazione olimpica, e sono veramente motivatissimi. Ieri ho incontrato il CT della pallavolo Blengini, il CT del ciclismo Cassani, e i team sono super motivati e super emozionati, quindi io penso che l'emozione olimpica non verrà meno neanche in questa occasione, però purtroppo sono Olimpiadi senza pubblico, quindi ci dovremo accontentare e speriamo invece che il pubblico possa ritornare presto a riempire gli stadi, riempire i palazzetti, perché lo sport senza pubblico non è lo stesso, e Yuri ce lo può sicuramente raccontare. E allora Yuri Checchi, poi andremo sulle emozioni olimpiche vissute in prima persona, però le Olimpiadi restano importanti. Io sentivo anche e leggevo che insomma il pubblico sarà virtuale, metteranno l'audio di fondo per far sentire che c'è gente negli impianti, ma non ci sarà nessuno. Quanto perde un atleta di adrenalina anche a non avere chi in quel momento lo possa guardare dal vivo? Poi saranno le prime Olimpiadi tutte televisive, è vero che abbiamo lo sport ha venduto spesso la propria anima, si dice in questo caso, alle TV, queste saranno le prime Olimpiadi tutte televisive. Sì, sicuramente, come ha detto il Presidente Vito, anch'io, buonasera a tutti e grazie per l'invito, scusate, la prima cosa che mi era dovuta e davvero lo faccio con piacere. Saranno Olimpiadi obiettivamente diverse, saranno Olimpiadi senza pubblico e credo che sarà molto difficile per alcuni atleti gareggiare senza pubblico. Paradossalmente per alcuni invece, pensate, sarà quasi meglio, perché alcuni gestiscono meglio la non presenza del pubblico rispetto alla presenza, ma è evidente che senza pubblico sarà tutto diverso, meno bello, meno adrenalinico. Ma confermo quello che diceva Vito, gli atleti che parteciperanno ai Giochi Olimpici questa cosa la sentiranno fino a un certo punto. Io ne ho fatte diverse di Olimpiadi, purtroppo alcune le ho saltate per infortuni, ma quando ci sono andato, sia la prima volta che sono andato a Seul nell'88 per non vincere la medaglia, è stata un'esperienza meravigliosa, ma le altre due, Atlanta e ad Atene, è stata altrettanto straordinaria, ma il fatto che ero lì per vincere la medaglia in qualche modo mi ha isolato un po' da questo, senza, questo sentimento di avere o meno il pubblico, perché ero lì con la mia concentrazione, con la mia voglia di dimostrare quello che avevo fatto in quegli anni per arrivare lì e in quel minuto, in quell'unico minuto, dimostrare quello che valevo. E quindi ecco, sarà un po' questo lo spirito degli atleti. Certo, sarà tutto molto diverso, non solo per la mancanza di pubblico, ma perché nel villaggio olimpico non potranno vivere le emozioni straordinarie che ho vissuto io. Una delle esperienze più belle che ho vissuto nella mia vita è vivere il villaggio olimpico. Ho visto cose straordinarie, meravigliose, che le metterei come necessario momento di formazione di un uomo e di una donna, perché capisci che si può vivere davvero. Ora non voglio fare filosofie, non voglio, anzi tranquilli, non sarò prolisso, però vedi che lì possiamo stare tutti insieme con razze, etnie diverse. Ho visto pregare musulmani e cristiani insieme, che è una cosa quasi, no, è bello da vedere questa cosa qua. Vedi
totale rispetto e tolleranza, perché siamo lì tutti per raggiungere un obiettivo, ma nel rispetto e nella tolleranza comune. Questo secondo me è un segnale molto bello, e l'Olimpiadi, tutto quello che è il contesto delle Olimpiadi, te le fa percepire, te le fa vivere. Quindi perderanno questo momento magico del villaggio olimpico, ma dal punto di vista tecnico cambierà relativamente poco, io sono convinto di questo. Resto su Yuri Chechi per... fate gli applausi, si potete applaudire, diciamo, potete quanto fare, volete, non, proprio sì, infatti. Scherzo. Allora, resto su Yuri Chechi per i tre momenti che ha citato: Seul 88, Atlanta 96, Atene 2004. Sono tre Olimpiadi oggettivamente diverse. Le tre emozioni e le tre aspettative a ciascuna Olimpiade, poi racconteremo quella che è saltata, o meglio, quella che poteva essere da trade union, da, anzi da anello di congiunzione, visto che qui abbiamo il signore degli anelli, da anello di congiunzione tra Atlanta e Atene. Allora, Seul, Atlanta e Atene. A proposito del signore degli anelli, ci hanno fatto un film, non so se l'avete visto, non mi hanno detto nulla, brutto, non mi hanno coinvolto. Brutto? Brutta cosa, cioè dimmi. No, a parte gli scherzi, Seul è stata un'esperienza, come vi dicevo, molto bella, avevo 18 anni, e per un atleta fare un'Olimpiade di 18 anni è un'emozione unica, e lo ricordo appunto come un'esperienza bella. Atlanta è stata molto difficile, perché lì dovevo vincere quella medaglia, perché magari qualcuno si ricorderà, 4 anni prima, nel 1992, poi ne parleremo, appunto dovevo partecipare ai Giochi Olimpici di Barcellona, ma una settimana prima ho rotto il tendine d'Achille e non ci sono potuto andare. Quindi sono stati 4 anni di rincorsa per un obiettivo che dovevo raggiungere, quella medaglia dovevo arrivare. E quindi ad Atlanta ho avuto grande tensione, grande preoccupazione, grande paura di non riuscire a fare quello per il quale ero preparato. Poi invece ero talmente preparato che mi sono concentrato e ho raggiunto l'obiettivo. E ho raggiunto l'obiettivo di un atleta appunto preparatissimo, perfetto, pronto per dimostrare in quell'unico minuto tutto quello che valeva. 8 anni dopo ad Atene invece è stato tutto molto diverso. Se vi ricordate, ad Atene io non ho vinto la medaglia d'oro, ho vinto solo una medaglia di bronzo, ma è un bronzo che vale per me forse più dell'oro, perché quel bronzo l'ha vinto un uomo più che un atleta, un uomo che aveva paure, preoccupazioni, perché mi ero fatto ancora male prima delle Olimpiadi di Sydney, un grave infortunio al braccio, e quindi rischiavo durante l'esercizio di farmi ancora male, quindi non sono stato perfetto, ma ho fatto una cosa comunque molto difficile che mi ha permesso di vincere un bronzo per questi motivi e per altri, che per me vale più dell'oro di Atlanta, perché appunto vinto dall'uomo e non dall'atleta, e nella vita l'uomo è più importante dell'atleta. Un ultimo flash e poi torno dal presidente Cozzoli e facciamo una sorta di ping pong, mi verrebbe da dire, di chiacchierata. A proposito del tendine d'Achille, ci arriviamo poi anche a quell'Olimpiade saltata. Io ho pensato tantissimo, rivedendo e rileggendo anche la biografia di Yuri Chechi, ho rivisto le immagini di Spinazzola nella partita degli europei, quando si è rotto... Posso dire una cosa? Scusa, appena ho visto la partita, lui ha fatto quel gesto lì, sì. Giuro, ho detto, ha rotto il tendine d'Achille. C'era mia figlia accanto, mi fa, ma no, ma che dici? Gli ho detto, amore mio, ha rotto il tendine d'Achille, aveva rotto il tendine d'Achille, ma giuro, così... Purtroppo, perché si vede benissimo, era evidente per chi l'ha avuto l'infortunio che ha valuto il tendine d'Achille. Scusa, infatti, era lì che volevo arrivare, cioè l'hai visto immediatamente, hai compreso che era quello, ed è doloroso, è un infortunio doloroso. Sì, tutti gli infortuni sono, il tendine è uno dei tendini più grossi che abbiamo nel nostro corpo, il tendine d'Achille, dopo il rotuleo praticamente, quindi quando si rompe poi fa un grosso rumore, dipende come lo rompi. Lui l'ha rotto in una fase proprio, si vede che ha appoggiato, ha spinto in un momento in cui non doveva spingere, perché è scivolato, è andato a cercare un appoggio in cui non ce l'aveva. Un po' come ho fatto io l'ho rotto nel rimbalzo per fare un salto mortale indietro al corpo libero, cosa che sapete fare tutti quanti, vero? Quindi potete capirmi nella fase di spinta, ho rotto questo tendine. Nel momento in cui lo rompi non è molto doloroso, dopo sì. Proprio nel momento di stacco, dopo si fa un po' male perché appunto il muscolo ritira su, è un po' fastidioso. Ma parlare di altro, io non infatti, dirò infatti, no, parliamo d'altro. No, il problema è che devo parlare con il presidente anche di momenti difficili dello sport di base, perché è ritorno all'anno e mezzo che stiamo vivendo. Anche qui ho ripescato un po' di numeri che sono stati
forniti recentemente. Ci sono 34.000 associazioni sportive in difficoltà che potrebbero sparire. Allora l'impegno, ovviamente in questo caso del governo, di chi governa lo sport italiano, ma soprattutto voglio sapere da chi è presidente di Sport e Salute, come recuperiamo i ragazzi all'attività sportiva, visto che i ragazzi è come se li avessimo chiusi in casa. Poi è vero che adesso d'estate escono, si frequentano, probabilmente si assembrano, ma non è soltanto colpa loro. Ma come li recuperiamo all'attività sportiva? Perché il timore è che non vogliano più riavvicinarsi allo sport in senso lato. Questo è un problema serio. Sport e Salute è la società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita. Io non sono stato fortunatissimo quando ho assunto la guida di Sport e Salute, perché la pandemia era esplosa da qualche giorno e quindi ammetto che mi ero fatto un altro film rispetto a questa esperienza, diciamo un film molto positivo. Invece ho dovuto affrontare una crisi enorme che ha caratterizzato lo sport. E 10 giorni dopo che mi ero insediato era intervenuto un decreto legge che almeno prevedeva i ristori ai nostri istruttori, ai nostri giudici, ai nostri arbitri, a quella che è l'ossatura sociale e civile dello sport italiano. E quindi è stato dato il bonus ai collaboratori sportivi. Noi in un anno abbiamo dato quasi un miliardo di bonus ai collaboratori sportivi, abbiamo fatto 290.000 bonifici, per la prima volta nella storia del paese un beneficio pubblico è stato introdotto con un sms, il sito di Sport e Salute non è andato mai in crash, abbiamo pagato sempre in anticipo, almeno sempre puntualmente, mai in ritardo, per la responsabilità civile e sociale che avevamo e che abbiamo ancora nel gestire questa crisi. E il tema dei giovani, dei ragazzi è tremendo. Come ognuno di noi ha preso qualche chilo, così i ragazzi purtroppo sono stati spiaggiati sui divani con i loro device, con i loro telefonini, con i giochi elettronici, hanno perso l'abitudine a stare con gli altri, a condividere la socialità, a condividere la bellezza dello sport. E quindi noi come Sport e Salute abbiamo fatto alcune cose importanti, quali ad esempio in questo momento chi va a fare sport può beneficiare di appena 20 milioni di euro che noi abbiamo messo a disposizione delle federazioni, degli enti di promozione sportiva come voucher, quindi oggi determinate categorie sociali ne possono beneficiare, perché Sport e Salute gestisce anche il tema del sostegno economico allo sport, perché eroga i contributi agli organismi sportivi. E noi l'abbiamo fatto nella convinzione di sostenere la base sportiva, la base associativa, la base del volontariato sportivo. Allora penso che tutti dobbiamo fare molto di più. Siamo il quinto paese più sedentario d'Europa, questo è un dato che non ci può appartenere. Siamo un paese del G7 che non regala un'ora di educazione fisica ai nostri figli nella scuola primaria. L'obiettivo fondamentale è che finalmente sia introdotto l'insegnante di scienze motorie nella scuola primaria. Quindi Sport e Salute da settembre, in attesa che il Parlamento approvi questa riforma che penso che sia prioritaria per il Paese, metterà a disposizione dei bambini presso la scuola primaria le ore di educazione fisica, le pagheremo noi, le offriremo noi attraverso i tutor, attraverso una concezione diversa dello sport a scuola. Tutto questo non basta, è pochissimo, perché purtroppo non è stato compreso un dato. Lo sport non è soltanto muovere le gambe o muovere le braccia, lo sport è rispetto degli altri, rispetto dell'avversario, rispetto delle regole, stare insieme agli altri, rispettare gli altri. Ed è una cosa, non è una materia di insegnamento, è imparare dallo sport anche uno stile di vita.
Yuri da questo punto di vista ci ha insegnato tanto, io ho letto le sue cose, ho letto anche qualche giorno fa un suo bellissimo articolo. Ecco, abbiamo bisogno di campioni come lui che si mettono a disposizione dello sport. Io sono molto fiero di lavorare con Yuri perché Yuri ci dà una mano come legend di Sport e Salute. Noi abbiamo preso dei grandi campioni, da Marco Tardelli a Yuri Chechi a Manuela Dicenta a Massimiliano Rosolino, e potrei continuare perché sono 40, che hanno abbandonato, anzi hanno dimenticato a casa gli ori conquistati nelle Olimpiadi e si mettono al servizio dello sport, si mettono al servizio delle persone per portare lo sport dove lo sport non arriva. Qualche mese fa abbiamo avuto l'onore, sempre anche con dei grandi campioni, di andare dal Capo dello Stato, che ha definito questa iniziativa bella e preziosa e quindi ci ha incoraggiato a proseguire su questa strada. Io ho disonorato la tuta dei legend, perché mi hanno perdonato, perché con sei campioni olimpici, Yuri Chechi, Gabriella Dorio, Patrizio Oliva, Manuela Dicenta, Maurizio da Milano, mi sono messo una tuta, siamo andati al Quirinale in tuta, chi mi conosce sa che la tuta al Quirinale non me la metto, e, però siamo andati lì per portare il valore dello sport, della camminata. Adesso abbiamo lanciato un programma, un progetto che si chiama Percorsi, che andrà in giro per tutta Italia per avvicinare le persone allo sport anche dalle cose più semplici, dalla camminata, perché fare sport fa bene. In questi giorni abbiamo lanciato una campagna, l'avete visto sui giornali, abbiamo presidiato tutti i grandi giornali italiani con uno slogan, quello della goccia di sport. Una goccia di sudore vale tanto, perché una goccia di sport dà la possibilità a tutti noi di stare meglio con noi stessi e con gli altri. Quindi questo è un po' quello che ci proponiamo in queste settimane. Presidente, le chiedo un'ulteriore integrazione, perché solitamente i risultati sportivi sono quelli che spingono un movimento, e noi viviamo giornate queste che sono intensissime. Abbiamo una nazionale di calcio che domenica gioca la finale degli europei contro l'Inghilterra, fate gli scongiuri. Matteo Berrettini che domenica gioca la finale di Wimbledon contro Djokovic, ed è il primo italiano dopo 61 anni che arriva alla finale, anzi il primo italiano in assoluto che arriva alla finale di Wimbledon. Abbiamo la nazionale di basket che conquista la qualificazione olimpica dopo il meraviglioso argento conquistato ad Atene. Allora, questi sono risultati che dovrebbero dire lo sport in Italia va benissimo. Poi però è l'altra faccia della medaglia, visto che siamo il quinto paese sedentario. Purtroppo è così, però diciamo una cosa, che i grandi eventi sportivi rappresentano una molla, rappresentano un volano per fare sport. Noi come Sport e Salute siamo anche i proprietari dello Stadio Olimpico, del Foro Italico. Io non vengo in Puglia e tutti sanno quanto sia legato a questa terra da 2 mesi, perché ogni weekend sono stato bloccato dallo sport, ma ne sono stato ben contento. Abbiamo organizzato gli internazionali di tennis d'Italia, Piazza di Siena, il concorso ippico, i mondiali di skateboard, gli europei di calcio. Ebbene, questi eventi sportivi sono esemplari. Io ho sempre detto che rappresentano una molla, un volano per la ripartenza dello sport. E anche queste imprese sportive, come quelle di Berrettini o come quelle degli Azzurri di Mancini, ci insegnano tante cose. Ad esempio, io ho il privilegio di essere amico di Roberto, e Mancini ci sta insegnando una cosa seria in questi giorni. Ci sta insegnando che il gioco di squadra è vincente. La nostra nazionale non è una nazionale di grandissimi campioni, è una nazionale di ottimi giocatori. Però il mister è riuscito a metterli insieme, è un direttore d'orchestra straordinario, e questo ci dovrebbe insegnare qualcosa. Io la lezione l'ho imparata. L'Italia ha bisogno più di gioco di squadra. Anche noi che operiamo nel mondo dello sport dobbiamo abbandonare la difesa un po' delle nostre prerogative, dei nostri ambiti, per metterci insieme, per lavorare
per promuovere lo sport. Lo sport ha una grandissima valenza sociale ed industriale. Quegli eventi che citavamo prima sono sicuramente anche uno strumento per promuovere il Made in Italy, per promuovere il turismo. Noi abbiamo presentato al ministro Garavaglia un piano sul turismo sportivo e le Legend di Sport e Salute ci aiuteranno anche a testimoniare la bellezza dei nostri territori per promuovere lo sport anche nelle maniere più semplici. L'anno prossimo qui sul Gargano si svolgeranno i mondiali di orienteering e tante persone verranno dal nord Europa per apprezzare anche il Gargano, che magari, dove magari non sarebbero mai andati. È chiaro che questi eventi rappresentano una molla poi per lo sviluppo dello sport sociale. Ecco perché Sport e Salute ha fatto anche la scelta di avvalersi di grandi campioni, perché i grandi campioni hanno un valore simbolico. E quindi Yuri è una persona, ad esempio, che testimonia quello che è anche il valore sociale dello sport, e io di questo gli sono molto grato. Yuri Checchi, la domanda che diciamo forse mai nessuno ti ha fatto: perché hai fatto il ginnasta? Secondo me gli dobbiamo chiedere che cosa combinava a casa quando era piccolo, ecco perché ha fatto il ginnasta. Questo è vero, ero un po' agitato. No, vi chiederete perché non ho fatto pallacanestro. Posso? Allora, nell'oro europeo di Nanti, il primo oro europeo della nazionale nell'84, e il player a Cagliaris, che credo fosse alto come... No, ma ci mancherebbe, anzi io sono fortunato e orgoglioso della mia statura, perché se non fosse stato questo non avrei raggiunto l'obiettivo della mia vita. Io a 9 anni, rispondo velocemente, ho iniziato la ginnastica nonostante abbia provato tanti altri sport. I miei genitori sono stati molto bravi a sintetizzare quello che ha detto Vito prima. Io ero un bambino un po' particolare, ero a casa molto agitato, poi però appena uscivo di casa ero un bambino molto introverso, non riuscivo a socializzare. I miei genitori mi hanno stimolato a fare attività sportiva, perché anche questo è sport. Anche lo sport è una grande scuola di vita per un bambino, per uno meno giovane, per un adulto, per un anziano. E io ho iniziato a fare sport diversi e mia madre mi portava a provare gli sport. E non scherzo, una volta mi ha portato anche a provare il basket, perché io volevo farli tutti. È stato un giorno bruttissimo per me. Ho provato il calcio, il nuoto. E poi un giorno andai in palestra perché mia sorella faceva ginnastica artistica. Allora mi andai a prendere con mia madre, mia sorella che finiva gli allenamenti, e gli dissi: mamma, voglio provare anche questo. E mia madre, con grande pazienza, mi ricordo, il giorno dopo mi portò a provare anche la ginnastica. E io mi innamorai subito di questo sport. Fu chiaro che la mia ricerca era finita, volevo fare la ginnastica. E dopo 2 anni che facevo questo sport, ero in quarta elementare, la maestra ci diede un tema e il titolo era: cosa vuoi fare da grande? Sarà capitato anche a voi, insomma, il classico tema. Io ce l'ho ancora a casa questa pagina. Ci pensai un attimo e scrissi: io da grande voglio vincere Olimpiadi, punto. E poi scrissi poche altre cose. Ora voi direte: un bambino con un po' di problemi, sì, evidenti proprio, però le idee erano chiare. Ed è stato un percorso difficile, complesso, ma straordinariamente bello. Ma il primo allenatore che capisce, coglie il talento da sviluppare, chi è? Si chiama Tiziano Dolfetti, un tecnico di Prato, dove ho iniziato, che capì le mie potenzialità e mi stimolò anche lui a 14 anni a fare la prima scelta difficile della mia vita, ovvero andare via di casa per andare in un centro di preparazione olimpica. E a 14 anni sei veramente un bambino, ma anche lui, nonostante avesse avuto il piacere di continuare a lavorare con me, si rese conto che non era in grado di portarmi fino a quell'obiettivo, perché io volevo vincere le Olimpiadi. Allora, di comune accordo, andammo a fare una selezione e mi presero al Centro Federale di Preparazione Olimpica di Varese, dove lì ho incontrato il mio allenatore unico e una persona che per me è stato straordinariamente importante, Bruno Franceschetti. Quindi sono stati questi due allenatori che hanno capito in parte il talento che avevo. E vi sembrerà strano, ma io non avevo un grande talento. Voi direte: ma che dici? È la verità. Ma ero un atleta che lavorava più degli altri, perché solo con il lavoro sopperisce la mancanza di talento. E io avevo questa determinazione, questa forza di lavorare più degli altri.
perché se pensi che solo il talento ti faccia arrivare all'obiettivo, credo che fai un errore, e io questo errore non l'ho mai fatto, per fortuna, grazie anche a questi due splendidi allenatori. Faccio terminare l'applauso e poi proseguo con quali e quante volte ti sono venute le fasi di rigetto, perché sarà arrivato il momento in cui dici no, basta, guarda, io al netto di quando ti sei ritirato e poi hai voluto rimetterti in gioco a livello agonistico, ma c'è anche durante la fase di crescita il momento in cui dici no, basta, troppi sacrifici, non lo voglio. Lo hai anche scritto che vuoi vincere le Olimpiadi, però c'è un momento in cui si dice voglio tornare ad una vita un po' più normale, non che quella sia anormale o sia diversa dalle altre. No, è anormale, è proprio diversa dalle altre, però ti rispondo rapidamente, perché questi momenti che di dubbio, di incertezza, di difficoltà, ma io ne ho avuti un giorno sì e un giorno sì, forse. Sai quante volte anche nella prima fase della mia, come vi ho detto, mi sono trasferito molto giovane in questo centro, vivevo in un collegio arcivescovile, un posto molto, diciamo, duro, severo, esigente, ma era giusto così, ero un ragazzino. E io molte volte la sera ho preparato le valigie, ho rifatto la mia valigetta nella mia cameretta in cui dormivo, e la mattina invece di andare a scuola chiamo il mio babbo e la mia mamma da Toscano e mi faccio venire a prendere, basta, non ce la faccio più. E andavo a letto la sera con la valigia pronta, ma non è la verità. La mattina mi alzavo e dicevo no, provaci ancora una volta, provaci ancora un giorno. E io sinceramente non so dove ho trovato questa forza di provarci ancora, e vi dico la verità, non ho un segreto. Però ce l'ho fatta, ci si fa. Ho creduto molto nelle mie capacità, nella mia determinazione, nella mia forza, e non perché sono uno che si autocensisce, perché ci sono, tutti di noi ce l'abbiamo, abbiamo queste capacità, dipende da noi. Nei momenti di difficoltà devi dire no, basta, ci provo ancora una volta. E se ancora una volta, e in questo modo piano piano magari raggiunge l'obiettivo. Per me è stato così nella prima fase, poi ci sono stati tanti altri momenti complicati, ma il concetto è questo: alcune volte dipende solo ed esclusivamente ma da dicono me. Che noi spesso semplifichiamo e diciamo ma le nuove generazioni per esempio non sono votate al sacrificio, è così? No, non credo che sia così, è cambiato molto, ci mancherebbe. I giovani di oggi hanno tante più opportunità, vogliono le cose, e siamo abituati noi a avere tutto subito. Io se adesso voglio sapere una cosa, prendo il mio device, il telefonino, vado sul motore di ricerca e so esattamente quello che voglio, lo so subito. Prima, è un esempio, prima devi andare nell'enciclopedia, almeno sfogliare un libro, vi ricordate, insomma, ci mettevi un po' più di tempo. Adesso vuoi tutto e subito, e anche nello sport, nel raggiungere l'obiettivo, un po' è questo, no? Vuoi anticipare i tempi, non vuoi aspettare quello che è giusto aspettare, e nello sport non lo puoi fare, nello sport non lo puoi fare, devi avere la capacità, la pazienza di aspettare il tempo per arrivare a raggiungere l'obiettivo. Ma se trovi quel piacere nella passione, nell'attività che fai, hai anche la capacità di aspettare. E anche quindi le nuove generazioni, secondo me, hanno questa passione, devono trovare questa passione. Io ho fiducia nelle nuove generazioni. Dobbiamo essere anche un pochino più bravi noi a dargli l'opportunità. Vito non è piaggeria, ci conosciamo, lavoriamo insieme, ma davvero sta provando a fare questo per tutti, anche per i giovani. Finalmente noi abbiamo un assetto, e guardate, io sono uno dei pochi sportivi che era d'accordo su questa nuova struttura dello sport italiano, dove c'è il CONI, che deve fare il CONI, va benissimo, che faccia il CONI, che faccia, prepari gli atleti a vincere le Olimpiadi, ma poi c'è tutta quell'altra opportunità che deve organizzare lo sport. E in questa tanta altra opportunità dobbiamo anche far appassionare i giovani ragazzi, gli adulti, ma i giovani ragazzi, all'attività sportiva, per passione. Poi dopo diventano campioni, ma deve iniziare così. E secondo me questo nuovo organigramma dello sport italiano ci permette di farlo nel modo migliore possibile. Sicuramente, almeno per quanto penso io, meglio di prima. Presidente, mettiamo a disposizione di Mettiamo, non è concordato. Mettiamo a disposizione di tutti coloro che vogliono praticare sport 77.000 impianti. Mi dica se sono tanti, se sono tutti adeguati. Io per piaggeria
non dovrebbe neanche essere piaggeria. Qui c'è un impianto spettacolare dell'atletica leggera qui a Molfetta che porta un nome importante, però mi dica se sono tanti, se sono tutti adeguati all'attività sportiva o se serve qualcos'altro. Ma innanzitutto sono 77.000, che non è un numero basso, e fra l'altro sono 77.000 impianti censiti da Sport e Salute, disponibili sul sito di Sport e Salute, presto saranno anche disponibili su un'app, in modo tale che tutti gli italiani che partano, che si muovano, sanno dove c'è l'impianto sportivo di cui poter usufruire. Però non sono abbastanza. Da questo punto di vista il governo ogni anno lancia il bando Sport e Periferie, soprattutto supportato dai comuni, cioè i comuni fanno domanda per questi bandi, ma la verità è che non sono abbastanza. E qualche giorno fa mi ha colpito una persona, falto di questa regione, che vive in un paese non piccolo, che mi ha detto che per andare a giocare a padel fa 30 chilometri. Secondo voi un paese civile può consentire che per andare a giocare a padel bisogna fare 30 chilometri? Evidentemente no. Esempio, c'è una domanda forte che io vorrei anche accompagnare di microimpianti, no? Tanti piccoli imprenditori che vogliono fare due campi da tennis, due da padel, uno da calcetto. Sport e Salute vuole supportare questo tipo di progettualità, però dobbiamo anche tentare di fare un salto culturale. Ad esempio, noi in questa pandemia abbiamo raccolto una domanda, che è quella dello sport all'aperto. Ovviamente lo sport all'aperto non può e non deve sostituire quello che si svolge nelle palestre, nei centri sportivi, nelle piscine, che sono l'ossatura dello sport italiano. Però se noi andiamo all'estero, dovunque, ne parlavo adesso con i miei figli e con Yuri, in qualunque posto, in qualunque parco attrezzato del mondo, noi troviamo impianti belli messi a disposizione della cittadinanza in modo gratuito, appunto nei parchi. Allora ci è venuta un'idea. Durante la pandemia abbiamo utilizzato il campo numero 2 del Foro Italico, la Grand Stand Arena, dove tutti noi abbiamo visto qualche settimana fa vincere Sonego per accedere poi alle semifinali, ha vinto lì i quarti. L'abbiamo sbancato completamente e l'abbiamo trasformato in una palestra a cielo aperto. 8-21, c'era pure il DJ con la musica, gratuita per tutta la cittadinanza, sono venute decine di migliaia di persone, di fatto era l'unico impianto, l'unica palestra aperta, ma non di Roma, d'Italia. E allora ci è venuta un'idea, ma perché non esportare questo modello in tutta Italia? Allora nel budget di Sport e Salute abbiamo previsto 40 impianti, un budget per 40 impianti, e ho detto vabbè, insieme a Lanci facciamo un accordo e lanciamo per tutti i comuni d'Italia una call pubblica. Quindi i comuni italiani si sono potuti candidare per accedere a questa possibilità, ovvero aree attrezzate nei parchi urbani e non solo. Ebbene, hanno partecipato a questa call appena, tra virgolette, 1681 comuni da 40 che noi avevamo previsto. Evidentemente perché c'è la domanda, un bisogno di praticare sport, e il risultato di ieri in ambito parlamentare che ieri è stato approvato un emendamento che dà a Sport e Salute 6 milioni di euro per assecondare queste progettualità. E io sono doppiamente grato a Yuri perché queste attrezzature, queste installazioni che voi troverete spesso in tutti i parchi italiani, non so neanche se Molfetta ha presentato la domanda, non lo so, sindaco, quindi l'avete presentata, non lo so. Quindi sono assolutamente imparziale, quindi non lo so. E queste attrezzature saranno, queste installazioni saranno anche animate dalle società sportive durante i fine settimana, quindi ci sarà anche modo di praticare sport in modo guidato, ma soprattutto attraverso il telefonino, attraverso il QR code ci sarà la possibilità di avere i tutorial di chi? Di Yuri Checchi, di uno a caso, che ci guiderà nella pratica sportiva. Allora
quello che dico, sì, l'impiantistica sportiva si deve evolvere, dobbiamo pensare a un altro modello di impiantistica sportiva anche molto più diffuso, come pure le scuole, le palestre devono essere messe a sistema, non possono funzionare soltanto la mattina, devono funzionare anche il pomeriggio per rendere sempre più fruibile l'offerta di sport. È quello che noi ci proponiamo, e quindi anche con idee innovative, cose che non sono state mai fatte. La pandemia da questo punto di vista ci ha stimolato tutti noi ad avere idee nuove. Questa non è mai stata fatta. Da un progetto pilota al Foro Italico, noi, grazie all'emendamento approvato ieri, tenteremo di coprire i 1600 comuni italiani che si sono candidati per avere un'installazione di sport nei parchi, appunto all'aria aperta. Mi consente di insistere sul fatto che giocando in casa lo stadio dell'Atletica di Molfetta è un gioiello? Beh, questo io lo devo all'amministrazione comunale, fortunatamente aveva deciso prima che io diventassi presidente e amministratore delegato di Sport e Salute. Ringrazio il sindaco e tutta l'amministrazione comunale, perché effettivamente lo stadio Mario Saverio Cozzoli, dedicato a mio padre, a nostro padre, è un gioiello, è uno stadio bellissimo, è lo stadio più bello dall'Olimpico in giù, sicuramente nel sud Italia, apprezzato da tutti. Ne parlavo l'altro giorno col presidente della FIDA, del nuovo presidente dell'Atletica Leggera, e quindi è un'opera meritoria che il sindaco e le amministrazioni comunali di questi anni hanno messo a disposizione della città, e penso come molfettesi dobbiamo essere fieri di avere a Molfetta uno stadio così straordinario. Quindi grazie al sindaco, grazie alla città, e per noi è un ricordo di nostro padre, che insomma ci ha insegnato tanto, soprattutto ci ha insegnato tanto a vedere lo sport come un momento di crescita umana, come un momento di crescita culturale. Quindi è stata una persona che ha dato tanto a questa città, e io sono grato appunto al sindaco per questo riconoscimento. Non voglio stasera ricordare mio padre, però sicuramente se io oggi svolgo questo incarico lo devo anche alla passione, all'idea di sport che mi ha trasmesso e che oggi mi convince a impegnarmi a fare sempre di più al servizio dello sport. Io prima di assumere questo incarico ero al governo, facevo il capo di gabinetto al Ministero dello Sviluppo Economico, il mio collega era Roberto Garofoli, che saluto, ci siamo sentiti qualche minuto fa, e che è un orgoglio per la nostra città. Ebbene, ho lasciato io il governo perché c'era questa opportunità, perché volevo mettermi al servizio del paese per fare cose utili, e anche per fare cose utili per il bene comune. Quindi interpreto questo mio mandato al servizio sì delle istituzioni, ma soprattutto al servizio dello sport e delle persone, e sicuramente questo valore me lo ha trasmesso mio padre, di cui a cui sono molto grato per quello che mi ha dato. Facciamo qualche battuta finale per arrivare alla conclusione di questa conversazione. Innanzitutto chiedo a Yuri Checchi se è più difficile fare l'esercizio agli anelli o fare TV. A me viene meglio l'esercizio agli anelli, non so cos'è più difficile. Però sa fare bene pure la TV. Però mi piace, qualche volta faccio anche quello. Anzi, mai che me l'hai chiesto, farò anche promozione alla trasmissione in prima serata su Rai 2, il canale olimpico, per tutta l'Olimpiade, al 23 luglio, quindi all'8 agosto. Ci sarò io in trasmissione insieme a un'altra grandissima, straordinaria atleta, che è Sara Simeoni, e racconteremo un po' le gesta delle Olimpiadi di Tokyo. Queste Olimpiadi strane, ma che saranno sicuramente, vedrete, altrettanto belle, e soprattutto vinceremo un sacco di medaglie. Ora, mentre dico, farò un gesto scaramantico però sappiate che noi vinceremo un sacco di medaglie, perché è così, vedrete che è così. Allora, visto che era l'ultima curiosità, e cioè fare una sorta di pronostico, non facciamo il numero di medaglie, però mi date una chance per Benedetta Pilato, che è figlia di questa terra,
che è primatista mondiale dei 50 rana a nuoto e che va alle Olimpiadi forse in un'età più giovane di quella in cui ha partecipato Yuri Checchi per la prima volta. Presidente, poi Yuri. Ma lo sport italiano può giovarsi di queste stelle, perché sono delle stelle. Ne a proposito, Presidente, io la interrompo però su questo. Così come ha detto, è normale, anzi non è normale che si facciano 30 km per andare a giocare a padel, non è normale che una campionessa mondiale non abbia la piscina diciamo nel suo territorio, ma era giusto era un inciso, prego. Purtroppo è così, ne parlavo qualche giorno fa col Presidente Barelli. Noi ci impegneremo anche per sostenere le piscine sono l'impianto più costoso che esiste, quindi è difficile fare e gestire una piscina, e quindi dobbiamo essere fieri di questa campionessa, a maggior ragione per la difficoltà per campioni come lei di poter emergere. Quindi non lo possiamo dire, siamo fiduciosi, sono giorni in cui lo sport italiano ci sta regalando delle grandissime soddisfazioni, non diciamo niente, ma insomma siamo fiduciosi che anche quello che è il movimento sportivo di base possa può esprimere delle potenzialità, delle capacità come quelle che abbiamo anche qui a Molfetta. La medaglia che non ti aspetti e che invece arriverà, secondo te, da queste Olimpiadi, Yuri? Perché no? Benedetta. Benedetta. Il nuoto è una disciplina ormai che ci regala tante soddisfazioni, ormai da anni. Siamo tra i migliori al mondo. E noi, io credo che avremo le nostre medaglie sicure, appunto dal nuoto, dalla scherma, dal tiro al volo. E per quanto riguarda le sorprese, credo che avremo delle belle sorprese negli sport di squadra, che noi oscilliamo, no? Certe volte facciamo grandi performance, ricordo insomma quando ho vinto il bronzo ad Atene, abbiamo vinto l'argento nella pallavolo, l'argento nel basket. Ad Atene abbiamo vinto, non so se c'è, però fatemelo dire, però vicino, e ora vive qua, c'è una straordinaria atleta che mi ha detto veniva, non so se è arrivata, si chiama Marinella Falca, che è stata con me vice campionessa olimpica nella ritmica, eccola, se c'è eccola, la saluto eccola. Volentieri, è là, ciao Marinella, grandissima, cara, brava, e quindi avremo delle belle sorprese secondo me nella sport di squadra. E nella ginnastica anche lì ci saranno delle belle sorprese, soprattutto nella mia specialità, che dopo finalmente tanti anni da Atene vi dico vinceremo una medaglia agli anelli. La medaglia la vinceremo, il colore vedremo un po' come quale sarà, ma la medaglia la vinceremo. Allora, siccome Marinella Falca è lì e non vuole salire sul palco, se la inviti le facciamo fare un applauso. Marinella, eccola qua. Qui brava, bella. Avete visto la ginnastica che fa diventare anche belli, non solo, cioè ci sono, funziona anche per quelli. È un parterre, si dice in questi casi, è un parterre de Loire, è quello che abbiamo questa sera. Noi siamo in conclusione di questa conversazione, per me è stata piacevolissima, anzi io ringrazio gli organizzatori per aver avuto il coraggio di chiamarmi per fare questa conversazione con Yuri Checchi e con il presidente Vito Cozzoli. Grazie per essere stati con noi, in bocca al lupo per i progetti di Sport e Salute, perché insomma lo sport possa ritornare, soprattutto lo sport di base, possa ritornare a coinvolgere tutti. Io sarò la persona più contenta quando rivedrò i ragazzi fare sport anche in mezzo alla strada, poi insomma se gli diamo gli impianti sportivi tanto di guadagnato. Noi abbiamo concluso, l'amico Tommaso Amato può tornare a fare, grazie, il padrone di casa. Grazie, grazie ancora. Buona serata. Applauso. Grazie a tutti, grazie di cuore. Ancora un applauso a Vito Cozzoli, è stato un piacere. Yuri, quando è pronto il tuo libro? Così lo comunichiamo. Visto che ci siamo, diamo anche questa notizia. Uscirà purtroppo tra marzo, cioè febbraio e marzo 2022, quindi dovete avere un po' abbiamo di pazienza. Abbiamo tempo. Ma arriverà. E magari ci stiamo lavorando, qui. Ci stiamo lavorando. Ce ne ha un altro. Sì, però quello che è arriverà a marzo. L'anno prossimo mi rivedete qua, mi dispiace. Grazie ancora, applausi. Grazie, Vito Cozzoli, Yuri Checchi, grazie a Salvatore Petrarolo. Grazie mille. Grazie.